piatto preferito? Allora, il mio piatto preferito è la pizza. Colore preferito? Io ho tre colori preferiti che sono blu, viola metallico e verde fosforescente. Film preferito? Allora, ho anche due film preferiti che sono Pelé e Lo squalo. Pelé è l'unico film che mi ha fatto emozionare, invece Lo squalo proprio mi piace tantissimo. Pelé, inoltre, mi piace anche il calcio, quindi sapere anche la storia di un giocatore importante così comunque mi affascina. TikTok o Instagram? TikTok o Instagram? Bella domanda. Allora, in realtà, magari tipo per parlare con gli amici, inviarsi foto, meglio Instagram. Però in generale forse è meglio TikTok, mi diverto di più. L'accessorio a cui non rinunci mai? Allora, io ho come accessorio sempre con me, in realtà ne ho, cioè, sono tanti. Sono dei braccialetti o degli elastici, che allora io cerco di tenere sempre gli stessi, però li perdo perché sono molto brava a perdere le cose, questo è il mio talento. E quindi tipo però magari mi ricordano persone oppure proprio mi ci affeziono e quindi li tengo sempre con me. Se potessi avere un superpotere, quale sarebbe? Allora, se potessi avere un superpotere, leggere nella mente delle altre persone, mi piacerebbe tantissimo. Sei innamorata? No, non sono innamorata. Il tuo punto debole? Il mio punto debole? Gli amici forse, sì, perché, cioè, forse è una delle poche cose che ci sto veramente male se succede qualcosa. Il tuo punto di forza? Il mio punto di forza? Sempre gli amici, sono sia il mio punto debole che il mio punto di forza. Materia preferita a scuola? Allora, io amo due materie a scuola che sono inglese e spagnolo, le lingue. Ora sto iniziando a imparare il francese, per ora mi piace, anche se non è che ci sto capendo proprio tantissimo, però col tempo, piano piano, ci riusciremo. Voto in condotta? Voto in condotta ottimo per ora. Sono brava a scuola. Anche perché sei una mia mamma. Una cosa che ti rende felice? Allora, ci sono due cose, no, tre cose che in generale mi rendono più felice di tutti. Allora, uscire con gli amici, vabbè, stare in generale con gli amici, con la famiglia e fare film, magari girare le serie, insomma, così. Una cosa che ti fa paura? A me spaventa tantissimo l'infinito, che sembra una cosa strana, tipo quando l'infinito, ma che vuol dire? Boh, però ho paura perché noi sappiamo che finisce la nostra vita, però non lo so, mi fa paura l'infinito, è difficile da spiegare. Momento indimenticabile che hai vissuto con il cast di New School? Allora, un momento indimenticabile con il cast di New School. Ecco sì, questo, cioè, sarà una delle cose che mi ricorderò per sempre. Che praticamente noi tutti i fine set, visto che eravamo sempre tutti insieme, prendevamo e iniziavamo a girare per tutto il set, a farci foto, oppure a rubare tutto quello che ci piaceva che non avevamo potuto prendere durante le riprese e che quindi prendevamo l'ultimo giorno. E tipo, non mi ricordo come si chiama, la scenografia. Noi svaleggiavamo tutto, non rimaneva più niente. E andavamo via piena di cose e scappavamo.